Allora, care ragazze e cari ragazzi, oggi volevo parlarvi un pochino dei miei correttori verdi, o almeno dei correttori verdi che ho provato. Insomma, visto che io sono un'assidua sostenitrice dei correttori verdi, volevo un attimino parlarvene, però prima volevo anche farvi vedere che sono andata da Lush e ho preso uno degli ultimi Gorilla Parfums. Cioè, guardate che carino, me l'ha incartato tutto nella cartina colorata. Ho preso Flowers Barrow, questo qui. Ho preso la versione piccolina, questo è uno dei più cari perché la versione piccolina, questa è da 9 ml, costa già 17 euro, quindi è uno dei più cari. Ci sono anche da 12 euro. E poi mi ho messo dentro la cartina con la descrizione, con gli ingredienti. Ovviamente è pieno di alcol perché insomma sono ingredienti naturali, quindi ovviamente l'alcol è necessario. E purtroppo non hanno, questi profumi non hanno lo spray, sono tutti in boccettine col tappino, quindi sono un po' scomodi. Credo che lo trasferirò in uno spray magari di quelli della Muji, quelli piccolini. Perché altrimenti mi viene un po' scomodo usarlo. Comunque carini, veramente, ci sono delle profumazioni buonissime. Ne ho adocchiato un altro che mi sa che sarà il prossimo. Comunque, lascia parte. Allora, cosa sto usando adesso? In questo momento preciso sto utilizzando questo correttore qua, che è quello della Color Caramel, ed è precisamente il numero 16, ed è praticamente l'unico verde che hanno, se non sbaglio. Ovviamente tutte sappiamo che i correttori verdi sono necessari per coprire i rossori. Io, avendo i segni dell'acne, cioè sono assolutamente, cioè, non potrei uscire senza correttore verde. Quindi ne sto collezionando un sacco e ovviamente li uso anche tanto, quindi non si accumulano, li finisco velocemente. Questo correttore l'ho pagato parecchio, perché l'ho pagato, se non sbaglio, sui 18 euro, non mi ricordo, credo sui 18 euro. L'ho preso da Bio Nature in Corso Buenos Aires qui a Milano. Lo specifico perché non tutti i Bio Nature hanno la Color Caramel. Su internet lo trovate anche a meno. Io non volevo fare un ordine apposta per questo correttore, quindi vabbè, l'ho preso in negozio. Però su internet, specialmente su negozi online francesi, lo trovate veramente a molto molto meno. Tra l'altro è molto curiosa questa cosa, che in Francia i prodotti della Color Caramel, questa è la marca, scusate, i prodotti della Color Caramel in Francia costano meno, nonostante siano fatti tutti in Italia. Quindi questa cosa è ovviamente uno dei soliti paradossi nostri. Comunque, la Color Caramel è una marca biologica certificata, vedete, EcoCert. Qua dice anche che è paraben free, quindi senza parabeni. Ha un inci in effetti molto molto buono, anzi ottimo, direi assolutamente ottimo. Credo sia tutto verde a vederlo da qua. Quindi veramente un ottimo inci. È certificato anche dalla Carte Cosmétique, quindi ha due certificazioni bio. Io vado sempre alla ricerca di questi prodotti naturali per il viso, perché secondo me usare prodotti naturali sul viso è fondamentale. Infatti, vabbè, voi sapete che uso già da sempre praticamente il fondotinta minerale, però ho sempre fatto un po' di fatica a trovare dei correttori veramente naturali e anche efficaci. Infatti, per il correttore, diciamo, post fondotinta, cioè quello che metto color pelle, diciamo, per mascherare ulteriormente le imperfezioni, quello lì ancora non ho trovato dei sostituti naturali equivalenti a quello che sto usando adesso, che è uno della Inglot. Invece per quelli verdi devo dire che sto trovando comunque delle valide alternative. Questo in particolare è l'alternativa più valida che ho trovato finora, perché io ho sempre usato questo qua, lo sapete perché ne ho straparlato, della Prestige, che però ultimamente faccio parecchio. Metti a fuoco? Ehi!
Ci siamo? Boh, non gli piace questo prodotto. Comunque, ultimamente faccio parecchio fatica a trovarlo. È questo qua in stick, vedete? Adesso praticamente è iperfinito. Più di così non sale, non c'è più niente dentro. È in stick, è di quelli pastosi. Infatti a me piacciono quelli pastosi come correttori verdi. Invece come correttore color pelle mi piacciono quelli più cremosi, più liquidi. Per oggi parliamo solo di correttori verdi. E, questo qua della Prestige è fatto in Germania. Anche questo ora non ha più l'inci perché è sull'etichettina che c'è sopra, però anche questo come inci non era così terrificante. La Prestige non è una marca naturale, non è una marca biologica, però mi pare addirittura che non avesse siliconi, se non sbaglio. Non è malaccio, insomma, però appunto facevo parecchio fatica a trovarlo. E comunque questo costa 9 euro e non è che mi duri tanto, sinceramente. Questo qui della Color Caramel invece è naturale, è biologico, è vero, l'avrò anche pagato il doppio, però veramente ce n'è dentro un quintale. Infatti adesso, cioè, lo sto usando già da un mese e praticamente, cioè, ne avrò usato boh, un quinto. Quindi dura veramente tanto. Ce n'è dentro veramente parecchio, sono 3,5 grammi, cioè. Questo qua della Prestige non so di quanto sia perché non c'è scritto. Vabbè, pazienza. Comunque era sicuramente meno, secondo me. E devo dire che mi sto trovando bene. Questo qua mi piace, questo della Color Caramel, e credo che lo adotterò come correttore ufficiale verde, perché insomma almeno ho sul viso praticamente quasi tutto, a parte il correttore color carne, ho sul viso tutto, tutti i prodotti naturali, quindi questa cosa mi piace. Un altro correttore che secondo me può andare bene come rapporto qualità prezzo, che però non è un correttore naturale, è questo qua della Essence Pure Skin, che in realtà io non so neanche se esista ancora, perché l'ho preso un po' di tempo fa e lo tengo praticamente come correttore d'emergenza, cioè magari quando ne finisco un altro e devo andarlo a ricomprare, oppure quando magari ne provo uno che non mi piace. Questo non è male, insomma, appunto lo uso come correttore d'emergenza. E è praticamente anche questo qua in stick, vedete, però è piccolino. Questo è proprio piccolo. Non ho idea veramente se esista ancora. Da questa parte c'è quello color pelle, che a me non piace, però, perché in stick color pelle non mi piace proprio. Ecco, adesso non scende più, l'ho spaccato, fantastico. Ottimo. Vabbè, pazienza. Comunque questo qua insomma non è male, se lo usate per coprire i rossori non è affatto male. Un altro che mi piace molto, che però non ho qui perché ho perso, cioè io non so dove sia finito, è quello della Inglot, il matitone della Inglot verde. Mi piace anche quello come inci tollerabile, diciamo, non è ovviamente un prodotto naturale, però devo dire che non è male, quello copre bene, direi che è praticamente uguale a questo qua della Prestige, praticamente identico, anche quello copre bene, è carino da mettere sotto il fondotinta, ovviamente questi io li uso tutti sotto il fondotinta. Come andrebbe fatto con qualsiasi correttore verde. Mi piace anche quello lì. E tra l'altro mi pare che costi sui 9 euro, cioè insomma un prezzo ancora tollerabile. E in quel correttore lì c'è molto più prodotto anche lì rispetto a questo qua della Prestige. Quindi non è male, è un matitone bianco. Se lo trovate, veramente, veramente carino, anche quello non è male. Che non mi piacciono invece purtroppo sono i correttori in polvere, per esempio quelli minerali. Ecco, con quelli io proprio non mi trovo, perché li metto, passo il fondotinta, cioè mi viene già via tutto, quindi con quelli proprio non mi trovo. Ne ho provati diversi, anche quelli, la Trucco Minerale, la Funky Fresh, niente, proprio non mi ci trovo, quindi con quelli proprio zero.
Niente, io volevo soltanto farvi questa recensione breve, insomma, questa panoramica un po' breve sui correttori che uso, che ho usato, come mi trovo, insomma, per quanto riguarda appunto solo i correttori verdi. Magari prossimamente potrei farvi qualcosa anche sui correttori, quelli color pelle, diciamo. Bene, io spero che non sia troppo buio, perché effettivamente sono le 6 e un quarto. Comunque, io spero di esservi stato un pochino utile. Ditemi se avete provato dei correttori verdi, magari naturali, buoni, perché io sono assolutamente interessatissima. E ditemi anche se ne avete provati color pelle, diciamo, naturali, efficaci, perché veramente quelli non riesco a trovarne di buoni, cioè di veramente coprenti, non riesco a trovarne veramente. Niente, io spero di aver detto tutto, vi saluto, vi mando un mega bacio come al solito e alla prossima, ciao!